La Chiesa è per la scuola ed è per tutta la scuola. Infatti, solo una società che sa investire risorse economiche e umane nella formazione e nell'innovazione in ambito scolastico può prepararsi ad un futuro nel quale le persone non vengano subordinate alle scelte scientifiche, economiche, finanziarie e aggiungerei anche mediatiche. Questa è la scuola paritaria, questa è la scuola cattolica, non è la scuola dei ricchi, è la scuola dei genitori che chiedono alle nostre suore se possono portare i bambini 20 minuti prima perché devono andare al lavoro. Non è la scuola dei ricchi. E questo deve entrare anche nel mondo cattolico. Scuola paritaria uguale scuola privata? No! La scuola è pubblica, statale e paritaria. Tutti ci chiedono come sarà il nuovo anno scolastico, il nuovo anno alla ripresa dei lavori dopo l'estate. Lo scenario a cui ci prepariamo è abbastanza complesso. Pensiamo alla situazione Covid, che ancora è in fase di riprogrammazione, di sviluppo, di cambiamento. Parliamo, per esempio, della transizione ecologica, che richiede un cambiamento epocale anche per le nostre culture, anche per i nostri modi di vivere. Parliamo della digitalizzazione, che ormai sta prendendo sempre piede.